Ciao ragazzi e buon martedì, anche oggi come ogni settimana nuovo video tema Harry Potter e questa volta si tratta di un unboxing che ci viene offerto dal sito e-commerce giocando.com. Come potrete vincere dal nome, è un sito specializzato in giochi ma ha anche tantissimi oggetti di Harry Potter. E vi dico già, visto che me l'avete chiesto in tantissimi ultimamente, che sul loro sito trovate la versione italiana del Trivial Pursuit. E quindi ragazzi, mi raccomando, una volta finito di guardare questo video, andate subito a cliccare in info box su tutti i link che vi lascerò e diversi prodotti che adesso vi andrò a mostrare. Primo su tutti, il Trivial di Harry Potter, che trovate nelle schede perché vi ho già recensito in passato. Bene, ma adesso bando alle ciance, andiamo ad aprire questo mega pacco che vi avrò già spoilerato in copertina, mannaggia, e andiamo a guardare cosa c'è al suo interno. Ma voi naturalmente lo saprete già, ma adesso andiamo a tirarlo fuori da questa bella scatola. Ecco qui, vediamo cosa contiene questo super pacco. Tiriamo fuori la carta ed eccolo qui ragazzi, eccolo qui. Wow, non c'è solo il gioco che mi aspettavo, c'è anche della bellissima carta regalo firmata giocando.it. Quindi a questo punto ragazzi mi sorge il dubbio perché giocando.com è scritto sul nastro adesivo, quindi troverete naturalmente il link corretto in info box. Ma comunque un passo avanti i ragazzi di Giocando, perché la carta regalo è sempre mega utile, perché così è possibile tranquillamente acquistare i vostri regali dal loro sito e non avrete alcun problema nell'impacchettarli. Davvero molto molto utile, trovo sempre utilissimo quando inseriscono i pacchi regalo, la carta regalo all'interno degli ordini. E poi ragazzi, ecco qui il nostro Cluedo di Harry Potter, quello che vi avevo spoilerato in copertina, la versione italiana, ci tengo a precisare, e che trovate naturalmente su Giocando. Quindi ragazzi, qualora qualcuno di voi la stesse cercando, bene, la trovate su Giocando, perché sono davvero molto molto difficili da reperire questi due prodotti in italiano, facilissimi da trovare in inglese, però davvero complicati da trovare in italiano. Quindi adesso la andremo ad unboxare, togliamo questa scatola, che però non è vuota, c'è ancora qualcosa nel fondo. Ci sono dei biglietti da visita di Giocando e abbiamo anche un pacchetto. Un pacchetto, vediamo cosa c'è scritto, togliamo la scatola. Su questo pacchetto c'è scritto: Giocando ti dà sempre di più. Vogliamo stupirti sempre con sorprese e omaggi esclusivi. Abituati, non smetteremo mai di sorprenderti. Ma che cosa carinissima! C'è una sorta di pacchetto regalo dentro ogni ordine. Quindi adesso, prima di andare ad aprire il nostro Cluedo, ci tocca andare a guardare cosa è incluso in ogni ordine. Sono davvero super super curioso, non me l'aspettavo, quindi davvero ottimo lavoro Giocando, sono super super contento. Troviamo un lecca lecca, un chupa chups all'arancia che dopo mi andrò a godere. Poi abbiamo delle caramelle Haribo, i fantastici orsetti gommosi, ma quante cose, davvero super super carini. E poi ecco che qui cosa troviamo all'interno, troviamo una brioche della Motta, un buon di Motta con un buono sconto, ma quante cose super interessanti. E poi nel volantino, che ho strappato malamente, il gioco è uno dei modi migliori per creare ricordi che durano tutta la vita. Vero, io ho dei ricordi bellissimi, non solo dei miei giochi da bambino, ma anche di quando ad esempio a Ferragosto con i miei amici ci mettiamo sulla spiaggia a fare giochi di società. E credo che quest'anno il protagonista sarà questo Cluedo. Per questo selezioniamo con cura i giocattoli che possano far crescere i bambini divertendosi, offrendo un servizio all'altezza delle tue aspettative. Ragazzi, trovate Giocando anche su Instagram e su Facebook, quindi naturalmente vi lascerò tutti i link in info box. Ma adesso mettiamo da parte tutti questi omaggi e passiamo al pezzo forte, che è appunto questo Cluedo. E andiamo subito ad aprire, andiamo a rimuovere il cellophane di protezione. Credo che tutti conoscete il Cluedo, ne sono abbastanza sicuro, ma qualora ci fosse qualcuno che non lo conoscesse, il Cluedo è un gioco che ha come scopo quello di andare a capire chi è l'assassino, perché si tratta di solito nella versione classica di un omicidio, chi è l'assassino, qual è l'oggetto utilizzato per compiere l'omicidio e dove è stato fatto questo omicidio. Quindi è davvero molto molto carino.
E ragazzi, in questo caso si tratta della versione di Harry Potter. Io possiedo già la versione classica del Cluedo, ma questa qui sicuramente sarà tanta, tanta roba. Quindi vediamo subito il contenuto di questa scatola e tiriamo via il coperchio. Ecco qui. Allora, intanto troviamo le istruzioni con su nella copertina il cavillo, quindi davvero super super bella questa cosa. E poi abbiamo il nostro tabellone, eccolo qui, è il classico tabellone in cartone rigido e adesso però lo dobbiamo andare a costruire perché, ok, facciamo un po' di spazio, questo lo mettiamo da parte, perché vedo che ci sono delle parti da montare, eccole qui, quindi adesso, grazie alla magia dell'editing, lo troveremo già tutto montato. 3, 2, 1... Ecco qui montato il nostro tabellone, perché a differenza di quello classico, in questo qui troviamo i camini, troviamo la polvere volante che ci permette di muoverci da una stanza all'altra molto più velocemente. Quindi, ad esempio, ecco qui, girando questa ruota che è presente in ogni angolo del tabellone, troviamo i nostri camini, che adesso comunque vi mostrerò meglio, e possiamo trovare il camino sia aperto che chiuso. Quindi, in quel caso, bisognerà avere fortuna. Ma, come vi dicevo, il gioco in questo caso consiste nello scoprire chi è che ha rapito uno degli studenti di Hogwarts. Quindi, trovare il colpevole, trovare dove è stato rapito e soprattutto con quale oggetto o incantesimo. Ed è appunto in questo caso che troviamo le nostre carte da gioco, che adesso andiamo ad aprire assieme e che vi mostrerò per tipologia. Perfetto, ecco qui tutte le carte del mazzo smistate, sono di 4 tipi differenti. Abbiamo le carte mistero, che a loro volta si dividono in 3 tipi differenti. Il primo è quello dei sospettati, che in questo caso sono il Ghermidore, Bellatrix, Draco Malfoy, Greyback, Lucius Malfoy e Peter Minus. Invece poi abbiamo sempre tra le carte mistero, abbiamo gli oggetti, quindi con quale oggetto è stato compiuto questo misfatto. E troviamo lo Stupeficium, il Manico di Scopa Maledetto, troviamo l'Idromele Avvelenato, la Pozione d'Amore, la Collana Maledetta e l'Incantesimo Incendio. E poi troviamo anche il luogo. E in questo caso abbiamo Greenwood Place, che sono gli stessi luoghi che troviamo sul tabellone. Come vi dicevo, Greenwood Place numero 12, la Foresta Proibita, la Gringot, il Pub Testa di Porco, il Castello di Hogwarts, il Ministero della Magia, Villa Malfoy, la Stamberga Strillante e i Tiri Vispi Weasley. Quindi in uno di questi posti avviene il nostro rapimento o il nostro misfatto. E poi abbiamo altri 3 tipi di carte. Abbiamo le carte d'identità del Ministero della Magia, che sono davvero molto belle e sono quelle che vengono assegnate ad ognuno dei giocatori, che vanno appunto da un minimo di 2 fino a un massimo di 6 giocatori. E troviamo Harry Potter, Ginny Weasley, Hermione, troviamo anche Luna Lovegood, Neville e poi Ron Weasley. Quindi i nostri protagonisti principali. E poi abbiamo ancora le carte aiuto che, come si capisce dal nome, danno appunto un aiuto. E abbiamo o degli alleati all'interno del gioco, degli incantesimi da utilizzare contro le carte oscure, o addirittura abbiamo anche degli oggetti da utilizzare come il deluminatore, oppure alleati come Aberforth Silente, Dobby, la Fenice. Abbiamo davvero tantissime, tantissimi alleati e tantissime cose da poter utilizzare. Contro, come vi dicevo, le carte oscure, che invece possono colpire o il singolo giocatore o tutti i giocatori, o ad esempio i giocatori di sesso femminile o maschile, o tutti quei giocatori che si trovano all'interno di una determinata stanza. Ci sono davvero tantissime cose che possono accadere durante il gioco. Naturalmente lo scopo del gioco resta sempre quello della versione classica, come vi dicevo, scoprire il colpevole, l'arma del delitto e poi il luogo. Questi vanno messi all'inizio del gioco all'interno di questa bustina, pescando appunto tra le carte sospetto, oggetto e luogo, che vengono separate in 3 mazzetti differenti e poi ne viene presa una da ogni mazzetto e vengono posizionate all'interno di questa busta.
E poi il primo che riesce a capire quali sono i tre oggetti, le tre carte messe all'interno di questa bustina, vince la partita. Naturalmente, anche in questo caso abbiamo i nostri blocchetti dove andare a segnare i nostri indizi, quello che siamo riusciti a capire durante la partita, e naturalmente abbiamo anche i segnalini colorati da far muovere sul tabellone di diverso colore. E poi abbiamo anche due dadi. Il primo è questo qui con i numeri classici da 1 a 6, molto molto bello, di un verde smeraldo trasparente, i numeri bianchi scritti sopra in stile, in carattere potteriano, molto molto bello, che ci aiuterà a muoverci di diverse caselle sul tabellone. E poi il dado invece delle carte imprevisto, chiamiamole così, che riporta su ogni faccia dei diversi simboli che corrispondono a delle azioni da svolgere sul tabellone. Abbiamo lo stemma di Hogwarts, abbiamo il marchio nero, abbiamo la testa di porco, la Gringotts, abbiamo il Ministero della Magia, abbiamo, diciamo, diverse location che troviamo sul tabellone. Secondo me il gioco risulta molto molto interessante e mi piace davvero tantissimo il fatto che abbiano aggiunto queste ruote ad ogni angolo per poter aprire e chiudere i camini. E infine, naturalmente, per andare a formulare la nostra ipotesi, dobbiamo utilizzare questi gettoni molto molto belli che vanno a rappresentare tutti i vari sospetti, come ad esempio Bellatrix, Lucius Malfoy, e anche tutti gli oggetti maledetti e gli incantesimi a disposizione per poter formulare appunto la nostra ipotesi, che va fatta all'interno della stanza in questione che noi pensiamo sia stata utilizzata per compiere questo misfatto. Io non vedo l'ora di giocarci assieme ai miei amici, è davvero molto molto bello, volevo prenderlo da diverso tempo. E poi naturalmente, ragazzi, è bellissimo poter giocare nei luoghi di Harry Potter utilizzando tutti i personaggi e gli oggetti che conosciamo a memoria. Io assolutamente vi consiglio questa versione del gioco, è fatta davvero benissimo, ci sono tantissimi accessori, tantissime carte, è davvero un pezzo da avere assolutamente nelle nostre collezioni. Quindi sono felicissimo che giocando me ne abbia inviato una copia da poter aprire qui assieme a voi e mostrarvela e spiegarvi più o meno il meccanismo del gioco, per così rendervi conto di quello che starete per andare a comprare qualora foste interessati. Io vi lascio naturalmente in info box il link per acquistare questo oggetto, ma anche per il Trivia Pursuit in italiano e di tutti gli altri prodotti potteriani e non che trovate sul sito Giocando. A questo punto, ragazzi, non mi resta che chiedervi di condividere questo video con i vostri amici qualora vi fosse piaciuto. Mi raccomando, lasciate un mi piace, commentate, fatemi sapere se lo avete già, se ci avete giocato, cosa ne pensate, se lo acquisterete, fatemi sapere tutto nei commenti, qualsiasi domanda sono qui per rispondere. E io a questo punto vi do appuntamento a presto con tantissime altre novità. Ciao!